Michele Canali, neo campione d'Italia e anche miglior difensore del Super Bowl di quest'anno. Ma diciamo che ci è andata bene quest'anno, siamo riusciti a avere la meglio su una squadra che sicuramente è arrivata qui pronta per giocare. Diciamo che siamo riusciti a sfruttare qualche errore, ma anche loro, appena abbiamo concesso qualche punto debole, diciamo, sono subito riusciti a... insomma, potevano prendere il sopravvento verso la fine, quando pensavamo scioccamente di aver già messo la partita in cassaforte. È un errore che non puoi commettere con squadre di questo calibro, perché veramente non lo perdonano. Riconfermarsi è sempre più difficile. Ma diciamo che contro ogni pronostico sapevamo di potercela fare oggi, solamente che un po' scaramanticamente non l'abbiamo sbandierato in giro, volevamo dimostrarlo coi fatti e ce l'abbiamo fatta. Adesso bisogna ripetersi anche l'anno prossimo. Speriamo di ripeterci per i prossimi 20 anni, io non mi lamenterei, però sicuramente questo non sarà un arrivo come è stato quello dell'anno scorso, sarà uno spunto per una stagione ancora migliore. Coach Papocha, secondo anno consecutivo campione d'Italia. Sì, è incredibile, sono molto molto contento per i giocatori, per nostra squadra, e loro lavorano tutto l'anno e sono molto molto contento per loro. Unica squadra in Italia ad avere un quarterback italiano. Sì, è una scelta fatta dalla squadra per
You know, è uno dei nostri giovani, e lui secondo me è visibile, lui gioca come americano, lui è bravissimo come persona, come giocatore, e lui ha un futuro molto, molto lucido. Il segreto per vincere il terzo Super Bowl consecutivo? Stasera siamo concentrati solo per questo anno, domani forse pensiamo di altro anno, ma no. Sempre per i giovani, se loro lavorano bene nelle off-season, crescono physically e mentally. Tutti gli anni speriamo arrivi più giocatore giovane con questa mentalità. Speriamo continuare anche il prossimo anno. Campione d'Italia per la seconda volta consecutiva. Direi che hanno risposto loro, no? Una serata incredibile. L'anno scorso è stato bello perché è stato il primo, quest'anno in casa nostra è stata una cosa fantastica, fantastica. Beh, non c'è due senza tre. Vabbè, già l'anno prossimo. Adesso per un po' non pensiamo al football, poi ricominceremo. Beh, insomma, adesso abbiamo un po', come dire, scoperto la strada, è anche divertente, quindi proviamo. E riportiamo anche il Super Bowl a Parma. È bello cambiare ogni tanto città, è stato bello perché il risultato è stato spettacoloso, poi anche il risultato in campo. È stato molto faticoso a dire la verità, però sono contento perché è venuto molto bene. Quanto ci credevate all'inizio? La riconferma. Molto onestamente, io ci credevo tantissimo. Quasi tutto il mondo del football non ci credeva e questo, come dire, è una grande soddisfazione, grandissima. Voi avete anche osato con un quarterback italiano. È proprio qui il punto. Molti erano contenti perché ci avevano già chiamato fuori dai giochi. Molti pensavano fosse un azzardo, noi sapevamo quello che voleva il ragazzo e sapevamo quello che voleva la nostra squadra e oggi si è visto. Assessore Gretti, non poteva finire meglio questa bellissima serata qua al 25 aprile di Moletolo? Una sera da orgoglio parmigiano, una sera che dà alla città un'emozione molto importante, una bella notizia in mezzo a tante meno belle, una sera che vede il trionfo di una società e di una squadra che ha giocato una doppia partita, organizzativa in campo, anzi fuori dal campo, e una tecnica difficilissima perché questi Warriors sono stati degli avversari straordinari in campo. Insomma, qualche cosa che poi resta dentro, che resta nel nostro patrimonio, che resta nella memoria e che onora con questi ragazzi, con questa società, la nostra città. Beh, un grande pubblico può far pensare anche di riproporre di nuovo un Super Bowl qua a Parma. Ma io sono abituato, anche per le esperienze sportive che ho vissuto e per quelle che sto vivendo, a far vivere le emozioni di una finale il tempo giusto, cioè la stessa giornata. Da domani, secondo me, bisognerà cominciare a pensare a quello che sarà uno scenario futuro. Giocheranno la Coppa dei Campioni. Ci sarà la possibilità di avere un impianto finalmente da 4.000 posti il prossimo anno. Ci sarà, insomma, per questa squadra e per questa società che ha dimostrato di essere veramente brava, ci sarà qualche cosa nel futuro che sicuramente non sarà meno del presente. Una grande serata qua a Parma, un grande Super Bowl e vabbè, la squadra di casa poi insomma ha meritato la vittoria. Una grande festa dello sport, una grande partita. Una grande squadra, i Panthers, una grande squadra, i Warriors, che hanno giocato la loro parte, però alla fine questa volta credo che abbia vinto chi meritava di vincere questa partita. Ma ci sarà un campionato successivo, saranno altre occasioni perché chi oggi ha perso possa vincere. Quindi da questo punto di vista io voglio esprimere la soddisfazione straordinaria di presiedere questa federazione di American Football che ha visto oggi giocare due squadre che non sono due squadre soltanto, perché i Warriors e i Panthers sono due comunità, non sono soltanto due squadre che scendono in campo, sono anche due comunità che sono impegnate a promuovere lo sport tra i giovani, nell'attività internazionale, presenti all'estero e ospitanti squadre da tutto il mondo. Io credo che i Warriors e i Panthers sono un modello per il football americano nel nostro paese. Per tutte e 90 i team che aderiscono alla nostra federazione, per tutti e 90 i team che vanno crescendo, e proprio oggi
un team svizzero ha chiesto di giocare il campionato in Italia. Mi sembra che sia un segno di grande fiducia nei confronti di come sta crescendo lo sport. E poi un grazie particolare a Parma per come ha accolto questo finale, un'atmosfera gioiosa di festa. Ecco, io credo che sono tutte le premesse per dire che abbiamo fatto meglio l'anno passato e l'anno prossimo faremo ancora meglio di quest'anno.